Ecco, inquadro il negozio di Iliad, perché l'ultimo video che ho fatto su Iliad ho dovuto cancellarlo in quanto erroneamente avevo riportato, si vedevano sul video, il numero di telefono dell'ultimo numero che avevo preso da 100 giga di Iliad, che va a 4 più, cioè più veloce ancora di quelli che avevo preso prima. Ecco, ciò che non avrei mai immaginato dal 2018, quando iniziò a arrivare lì in Italia e prese subito le prime schede. Ecco, quello che non avrebbe immaginato è che sarebbe arrivato un'offerta di 100 giga al mese a soli 9,99 euro. Così l'altro giorno, il giorno 18, quando vidi la proposta d'offerta di Iliad, corsi qua a prenderla. Ecco, 100 giga per soli 9,99 euro al mese, tutto compreso, telefonate limitate, messaggi eccetera eccetera, con ogni servizio incluso. Ecco, questo per evidenziare su un aspetto che non me lo sono mai potuto permettere prima, quei vecchi gestori, considerato che mi facevano pagare sia Wind che Vodafone 10 euro per 2 giga Wind e 12 euro per 2 giga o 3, non mi ricordo bene, Vodafone. E così è sempre stato. Ecco, i giga erano quasi venduti a prezzo d'oro dai vecchi gestori, soprattutto per il fatto poi che aumentavano mensilmente il loro ricevimento, le varie opzioni che ci venivano fornite, e addirittura avevano accorciato il mese a 4 settimane, già, per guadagnare di più loro e sminarci più soldi noi. Così quando arrivò Wind e Iliad nel 2018, come ho detto, ho preso le prime due schede per due telefoni che ho, anzi ne ho tre, considerato che ho due canali su YouTube e vari blog, e pagai 30 giga 5 euro, come pago tuttora, 5,99 euro. Già un'offerta sensazionale che chiunque può sapere e vedere, ma soprattutto oggi ho la possibilità, dopo aver acquistato questi 100 giga, di avere a disposizione ogni mese 210 giga, spendendo fra le 4 SIM che ora ho di Iliad solo 22 euro, con telefonate, come ho detto prima, messaggi illimitati. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non devo fare più quello che ero costretto a fare prima, cioè oltre che subire gli aumenti dei vari gestori, come chiunque oggi sa, ero costretto anche ad andare a prendere o a caricare i video con il wifi a gratis del comune di Milano, visto che sono qua a Milano. Ma per fare questo, spesso e volentieri, succedeva d'inverno, rimanevo fermo per ore nelle varie piazze dove c'è il wifi per caricare i video al gelo, al freddo, o d'estate sotto un solo cocente di 40 gradi e più, per un'ora, un'ora e mezza, perché il wifi dovevo fermarmi dove c'era, non sotto un albero o altro. E così mi è costato un grande sacrificio andare avanti in quel modo, ma l'ho fatto, sperando che arrivasse al più presto possibile appunto un gestore telefonico come Iliad, che potesse onestamente e generosamente dare i giga e le varie prestazioni a un prezzo giusto. E così è arrivata Iliad, e pertanto, come ho detto prima, nel 2018 ho preso i due SIM, e quando nel 2019, trovandomi bene con Iliad, è uscita l'offerta di 50 giga a 7,99 euro, presi anche quello. E in effetti ho risparmiato, grazie a Iliad, centinaia e centinaia di euro ogni anno per avere così tanti giga che non mi sarei potuto permettere, e penso così tantissime persone, di avere gli altri gestori. I giga extra li facevano pagare 5, 6 o 2, 3 giga ogni volta che te lo davano, e anzi, a dire la verità, Vodafone li faceva pagare molto di più. Ecco perché ringrazio Iliad di esserci, e consiglio a moltissime persone che non possono spendere, non vogliono spendere così tanti soldi come fanno pagare i vari gestori i loro giga a peso d'oro, di passare a Iliad, sì.
perché risparmieranno, come ho fatto io in 2 anni, moltissimi soldi per avere tantissimi giga e fare quello che vogliono nel guardare i film o tutte le trasmissioni internet che vengono, che ci sono. Posso dire che i sacrifici che ho fatto in quegli anni, in tutti quegli anni, come ho spiegato, che dovevo usufruire della rete wifi gratuita del comune, sono stati ripagati proprio da Iliad, dall'arrivo di Iliad. Sì, come dicevo nell'ultimo video, quasi come se il destino là in alto, che controlla tutto, abbia voluto punire in un certo senso i vecchi gestori che sono diventati miliardari sfruttando le persone, i loro clienti, spremendoli ogni euro per ogni cosa che le facevano fare o le offrivano. Sì, come ho già spiegato in molti video che ho pubblicato 2 anni fa sul canale a lui Ferri, in cui evidenziavo come i gestori telefonici erano veramente scorretti, ma come sempre a loro non gliene fregava niente, l'importante era fare i soldi, sì, i nostri soldi in tasca loro. Ed è proprio per questo motivo che ho voluto rifare questo video cancellato 2 giorni, fatto 2 giorni fa e cancellato oggi. Sì, per far sapere a tutti quanto Iliad sia veramente grande per farci risparmiare un sacco di soldi, pur avendo, anzi, riuscendo ad ottenere tantissimi giga per fare quello che vogliamo o abbiamo bisogno. Questo è quanto. Grazie, Iliad. Certo, come dico sempre su molti video, nella vita nulla succede per caso. E come dice una profezia, dopo le vacche, i tempi delle vacche grasse arrivano quelle magre. Sì, e sembra che per i vecchi gestori telefonici il tempo delle vacche magre sia arrivato, visto che hanno perso in 2 anni 2 milioni e 300 mila utenti che sono passati, 6 milioni e 300 mila utenti che sono passati a Iliad. E chissà quanti altri ne passeranno ancora. E concludo questo breve video dicendo la stessa cosa che ho detto sul video che ho eliminato l'altro giorno, cioè fatto l'altro giorno e eliminato oggi. Sì, che in un certo senso Iliad ci ha liberato, la parola esatta, dal dover subire continuamente tutti gli aumenti che ci proponevano, ci imponevano Vodafone, Wind, TIM, Poste Mobili, ecco, i vecchi gestori, sì, che hanno fatto un sacco di soldi alle spalle dei loro clienti. Soprattutto Vodafone ha fatto un sacco di miliardi, considerato i palazzi che ha costruito là, dove abito anch'io, la sua sede principale, decine e decine di palazzi, bellissimi e moderni. Ora le sta vendendo. Ah, un altro particolare da evidenziare è che adesso sulle varie pubblicità si vede che Wind, Vodafone e altri gestori di TIM hanno abbassato le loro offerte a livello di Iliad. Strano, adesso che perdono i loro clienti fanno finta di essere tornati onesti dopo averci venduto i giga a peso d'oro per anni e anni.